Dal 1595 una tavola istoriata risalente al XII secolo è custodita nella Cappella Bardi della Basilica di Santa Croce a Firenze. L'opera, dipinta in stile bizantino da autore ignoto, è conosciuta come Palabardi e tra tutte le tavole dedicate a San Francesco d'Assisi è quella più ricca di scene sulla vita e i miracoli del santo. Il Museo dei Cappuccini di Reggio Emilia, in occasione della seconda edizione del Festival Francescano, che si è svolto nei primi 3 giorni di ottobre 2010, ha allestito la mostra L'oro del povero, l'abbraccio con il mondo nel Francesco della Palabardi. Un'occasione unica per ammirare non solo una riproduzione fedele del capolavoro, ma anche ognuna delle 20 scene accompagnate da commenti tratti dagli scritti di Tommaso da Celano, uno dei primi discepoli del Santo d'Assisi. Ma soprattutto L'oro del povero propone una videoinstallazione ideata dalla compagnia milanese Macchinazioni Teatrali, che sposando la tecnologia a semplici materiali come riso, farina e sale, scompone e ricompone dettagli della tavola, offrendone una lettura nuova e suggestiva. L'intero progetto dell'evento nasce da un'idea dell'architetto Nadia Calzolari, direttore operativo del museo, e si concretizza con la collaborazione di Fra Antonello Ferretti, docente di filosofia, e Fra Prospero Rivi, docente di storia e spiritualità francescana. Le foto utilizzate per l'allestimento sono state scattate dal fotografo correggese Pietro Parmigiani, grazie all'autorizzazione concessa dal Fondo Edifici di Culto. Completa l'allestimento un documentario realizzato da Massimiliano Ranellucci e Massimo Manini sulla storia delle tavole dipinte del 200 toscano. Alla videoinstallazione per Macchinazioni Teatrali hanno lavorato Barbara Chinelli, Matteo Inzani, Federico Moro, Franco Quartieri e Peter Bassi. Quartieri è anche autore delle musiche originali, frutto di una ricerca partita da una graduale scomposizione dell'opera di Perrotin, compositore francese vissuto a cavallo tra il XII e il XIII secolo ed esponente di spicco della scuola di Notre-Dame de Paris. Abbiamo usato materiali semplici, poveri, essenziali come il riso, il sale, la farina di mais come superficie di proiezione e per le riprese, le animazioni con le quali abbiamo girato le riprese abbiamo usato il grano, il latte, abbiamo usato la farina, abbiamo usato le foglie, abbiamo usato l'acqua e una palla. Abbiamo usato i materiali molto semplici e abbiamo voluto giocare con la semplicità. E ci siamo un po' liberati da quello che era il lavoro di conoscenza della pala, la storia di Francesco e ci siamo avvicinati come dei bambini che giocano con dei materiali. Gli effetti che si vedono non sono effetti video digitali. E lo sforzo che è stato fatto più che altro è di rendere comunque le immagini accattivanti, interessanti, suggestive tramite quelli che possono essere effetti analogici. Quindi, come diceva Franco, tramite l'utilizzo di materiali come il latte, quindi dei liquidi che si muovono sulle immagini e che portano comunque lo spettatore ad avere un'attenzione particolare per un determinato particolare dell'immagine. Sono tutti materiali fondamentali, il grano, il pane, il sale e la vita. Ricordiamo le storie di carovane solo per portare il sale da una costa all'altra dell'Africa, portarle fino in Europa, l'acqua, il latte materno. Le foglie ci piacevano, e anche la palla, ma la palla è anche rotonda, è anche il mondo.